Esercizio d'esame numero 24, corso senza limiti della costa. Navigando a sud-est di Piombino con prora bussola 265, si intende verificare l'attendibilità della tabella di deviazione. Si rileva perciò, per rilevamento bussola 327, l'allineamento tra i due fanali verde e rosso del porto di Piombino. Determinare la deviazione per quella prora e verificare con le tabelle in dotazione se esistono differenze di deviazione e se è necessario far effettuare i giri di bussola da un perito compensatore. Declinazione 2008, 0 gradi 40 primi ovest, con aumento anno di 8 primi. Calcolo 2013, inizio 2013. Ok, abbiamo detto, e la declinazione, intanto cominciamo, abbiamo detto prora bussola 265, rilevamento bussola 327. Allora, noi abbiamo una declinazione che nel 2008 era, abbiamo detto, 0,40 primi ovest, 0,40 primi ovest, con aumento di 8 primi all'anno. Quindi inizio 2013, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, perché si parla di inizio 2013, sono 5 anni. Quindi 5 per 8 fa 40, più 40, 80, perché è aumentato, quindi sono 80 primi ovest. 80 primi ovest, 80 primi ovest è uguale a 1 grado e 20 primi ovest. Quindi uguale a meno 1 grado e 20 primi. Questa è la mia declinazione. Ok? A questo punto andiamo a trovare la mia prora vera per vedere la variazione. Allora, sappiamo che la prora vera è uguale a prora bussola più o meno deviazione più o meno declinazione. Quindi uguale a 265, quindi andiamo a ritrovare, a vedere la variazione dalle tabelle con questo tipo, con questa prora, più la delta a 265, andiamo a vedere la deviazione a 265, 265 è più 0,1, sarebbe più 6 primi, più 0 gradi e 6 primi, quindi più declinazione che è meno 1,20, quindi meno 1 grado e 20 primi, quindi uguale a 265 più 0,6, quindi 265 e 0,6, meno 1,20, 264 e 0,6, diciamo 264, la prova vera è 264, ok? Quindi se io metto la mia solita tabellina, il valore bussola e il valore vero, abbiamo prora bussola 265, valore vero 264, quindi abbiamo una variazione da bussola a vero di variazione uguale meno un grado. Ok, a questo punto andiamo a mettere in tabella il mio valore prora bussola 265, il mio valore di rilevamento bussola 327, e andiamo a tracciare sulla carta il valore che troviamo. Il valore che troviamo è 322, abbiamo già tracciato, è 322 gradi, quindi 322, quindi vediamo che la variazione è uguale a meno 5 gradi. Ok, quindi meno 5 gradi, vediamo già che la variazione è diversa, la variazione che c'è fra il prora bussola e prora vera e fra il nostro rilevamento e il rilevamento che abbiamo tracciato, rilevamento vero effettivo sulla carta. A questo punto, se vogliamo trovare la deviazione, sappiamo che la variazione è uguale alla somma algebrica fra declinazione e deviazione. Ok? Quindi se io voglio sapere la deviazione, dovrò fare deviazione uguale a variazione meno declinazione, quindi uguale a meno 5 gradi meno la declinazione è 1 grado e 20, quindi più 1 grado e 20, quindi uguale a meno 5 più 1 e 20 fa dunque meno 5 fa meno 3 e 40, meno 3 gradi e 40 primi, quindi la mia deviazione è meno 3 gradi e 40 primi, la mia deviazione in tabella abbiamo detto che è più 0 gradi e 6 primi, quindi la bussola va tarata.